Mamma mia, mi sono visto. Sassuolo Torino finisce 3-3 nel banco di nebbia di Reggio Emilia del Mapei Stadium. Non si vedeva nulla. Il primo tempo, diciamo che Sassuolo ha fatto la partita, però stranamente il Torino va avanti. Cioè, avanti con i gol di Linetti su cross di Vojvoda verso la mezz'ora del primo tempo. Sì, diciamo che il Sassuolo fa la partita, ma è impreciso sotto porta. Sì, si può dire soprattutto nella prima frazione e gran parte della prima parte della seconda frazione, in cui il risultato resta ancorato sull'1-0 nonostante varie opportunità, potenziali opportunità anche, con un errore di Sivu e poi il tiro di Kiryash sulla torre di Ferrari. Alzata in angolo da Meite, se non ricordo male. Poi arriva al 71 il gol dell'1-1. Berardi scarica per Muldoon. Muldoon mette il cross deviato nell'area piccola. Arriva Felix Džuričić ed Idako. Parte Sirigu 1-1 e sembra che davvero il Sassuolo la debba vincere. Ma poco più tardi, 8 minuti dopo, Belotti scippa il pallone a Kirikesh e batte sul primo palo spiazzandolo in controtempo Andrea Consigli, che però, ragazzi, Consigli aveva fatto miracoli sia nel primo che nella prima, fino appunto al gol del 2-1 di Belotti. Aveva fatto di tutto per non far segnare il gallo. Dopo il gol dell'1-2 viene ammonito Berardi per proteste e 2 minuti più tardi, errore in uscita del Sassuolo. Berotti la dà a Lukic, che fa un gol alla Brahim Diaz, come contro il Celtic. Finalmente va sul centrodestra, molto più centrale, però col destro in fila sull'angolo lontano. Consigli 3-1, sembra partita finita, ma neanche per sogno, perché all'84esimo Kirikes si inventa un gol da 30 metri sotto il 7. Sirigu non può nulla, il gol più bello della serata. Lo mette a referto. Un difensore dalla distanza, pensate un po'. E subito dopo arriva il 3-3, approvato dal VAR, anche se non ho visto irregolarità, perché Berardi va via a a Bremer. Mette questo cross sulla testa di Caputo, che impatta di testa. Forse chiedevano un tocco di mano invece che con la testa. Infila Sirigu 3-3 e si è rivisto Boga. È rientrato anche Rogerio. E anche in chiave fantacalcio Rogerio potrebbe servire. Ha recuperato dall'infortunio della prima giornata. Ragazzi, il Sassuolo è secondo a 11 punti, a meno uno dal Milan, ma ora devono giocare tutte le altre. Certo è che è ancora in battuta, 5 partite senza perdere. E abbiamo visto un De Zerbi molto arrabbiato sull'1-1
prima di prendere il 2-1 era nell'aria, diciamo, ma il Sassuolo non si è arreso, non si è arreso. Una reazione di squadra. Oggi di singoli non se ne sono visti da parte della squadra di De Zerbi, perché la squadra di De Zerbi è collaudata per essere una squadra che si aiuta. La squadra. Tutti contribuiscono al gioco. Sì, forse boga qualcosa di azione singola provata, però dai. Oggi si è visto un Berardi non propenso al tiro, alla conclusione. Potrebbe essere un tassello di maturità. Perché no? Oppure perché il Torino raddoppiava sempre su di lui. Però alla fine ha messo l'assist e le cose sulla fantacalcio si appianano un po' dopo quel giallo per proteste. E il video finisce qua. Niente da dire. Un 3-3 pirotecnico su cui il gol più bello, continuo a dirlo, è di Vlad Kirkesh. Mamma mia, che gol, che gol. Lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale attivando la campanella. Allora, di fianco al titolo c'è una freccetta, aprite, descrizione. Tutti i link e niente, fatelo e noi ci vediamo domani sera e pomeriggio, non per le 3 ma per le 6, sì, per la partita delle 6, quella dell'Inter, e anche la sera.